Venerdì 18 marzo, giornata nazionale delle vittime del Covid ad Almeno San Bartolomeo, verrà inaugurata la stele commemorativa denominata Santuario di Preghiera presso la chiesa della Visitazione alle Cascine d'Agro di Almeno San Bartolomeo. Questa stele è stata voluta fortemente dalla parrocchia di Almeno San Bartolomeo e dall'amministrazione comunale. La realizzazione di questo progetto è suggerito da un passaggio dell'omelia del vescovo Veschi, pronunciata nel santuario dello Zucchello di Nembro il 1 aprile del 2020, in piena pandemia. Così diceva Monsignor Francesco: il mio desiderio è di costruire un santuario di preghiera, un santuario del cuore. Le preghiere non potranno dileguarsi quando finalmente diremo la pandemia è finita. Quindi, per entrare nel merito del bel progetto che è stato realizzato dal nostro architetto Cesare Rotanodari, ci sono 120 mani giunte, diversamente colorate, a rappresentare la moltitudine delle persone, delle preghiere che nel tempo concorreranno alla realizzazione di un santuario di preghiera. La nuova installazione sarà composta da un basamento di calcestruzzo sul quale saranno fissate le mani giunte variopinte in acciaio corten dell'altezza di 1,3 m. La sagoma di una bambina e di un bambino portatori rispettivamente di una candela e di un cuore. Una tabella esplicativa il lato sinistro. Un impianto di illuminazione conferirà al tutto un aspetto notturno suggestivo. Quindi aspettiamo tutta la comunità venerdì 18 marzo 2022 presso la Chiesa della Visitazione con la Santa Messa alle ore 20, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Carlo Mazza, e quindi poi gli interventi di Cesare Rotondari, architetto, del sindaco Alessandro Frigeni e del nostro parroco Don Giulivo Facchinetti.